Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che non sono Super Mario Bros. Wonder. La puntata di oggi sarà ricchissima, ci sono tantissimi argomenti da recuperare e quindi non perdere tempo. Prima di iniziare però, l'invito è sempre il solito. Se volete supportare in qualche modo il mio lavoro, beh, unitevi subito alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Basta anche un semplice gesto come un like per fare la differenza. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Un inizio un po' particolare perché non c'è l'angolo della poracciata, ma tante bombe da sganciare. La settimana scorsa avevamo parlato del reveal della statua di Samus Aran fatta da First Four Figures e adesso sappiamo anche il prezzo. La versione con LED, che si illumina tutta di notte, bellissima, si avvicina intorno ai $200, ma in questo periodo di pre-order è possibile bloccarla a 179. Pure la scatola è una figata, non lo so, io sono tentatissimo, ma lo Shigeru Kachoppo che è in me probabilmente non me la farà prendere. E voi invece? E a proposito di 200 bombe, vi presento la collection definitiva. I Am 8-Bit ha presentato questa raccolta fisica intitolata Annapurna Interactive Deluxe Limited Edition per Nintendo Switch. Si tratta di una collection che mette insieme 12 titoli del noto publisher in una confezione a dir poco premium. Tra questi giochi ci sono alcuni big del panorama indie, tra cui Solar Ash, Neon White, Edith Finch, e 4 di questi addirittura ricevono per la prima volta una release fisica. Si tratterà di un'edizione region free limitata a 2500 copie e i pre-order ancora non sono aperti. Anche in questo caso il prezzo altino, però se fate un calcolo verrebbe circa 17 euro a titolo. Che ne dite? Basta spendere soldi, vi faccio un attimo respirare. Ve ne ho già parlato nello shorts di oggi, ma vi ricordo lo stesso che questo venerdì Mario Party 3 si aggiungerà al catalogo del pacchetto aggiuntivo su NSO. Il terzo capitolo viene considerato come uno dei migliori della Golden Age della serie, ma soprattutto la sua uscita indica che ci stiamo avvicinando alla fine dei titoli annunciati per questo servizio. Da questo momento in avanti come deciderà di muoversi Nintendo? Annuncerà un nuovo set di giochi da spalmare nel corso del 2024 oppure il passaggio alla next gen porterà anche uno stravolgimento dei suoi cataloghi dedicati al retro gaming? Ma rimaniamo sulle collection. È uscita la Metal Gear Solid Master Collection volume 1 e l'accoglienza è stata esattamente quella che ci aspettavamo. La raccolta di Konami è ricca di contenuti che vanno ben oltre la trilogia originale dei primi Metal Gear Solid, ma da un punto di vista tecnico si è fatto ben poco per aggiornare questi titoli. In particolare la versione per Nintendo Switch presenta il secondo e terzo capitolo a 30 fps, mentre sulle altre console questi girano a 60. Inoltre vi ricordo che per la console ibrida, anche acquistando la versione fisica, si è costretti a scaricare circa una trentina di gigabyte di dati se si vuole godere del pacchetto completo. Insomma, meglio di niente. Si tratta sempre di una saga leggendaria, però si poteva fare decisamente di più. Per dirvi, non solo è stata già promessa una patch che sistemerà numerosi bug sparsi su tutti i titoli, la cui data però non è ancora stata fissata, ma inoltre la community dei modder si sta già adoperando per spingere la versione PC oltre ai suoi limiti con delle mod che per il momento permettono, non senza qualche bug, di giocare a Solid 2 e 3 in Full HD e anche in 4K. E a proposito, i dataminer hanno trovato traccia nel codice di gioco di nuovi riferimenti a Metal Gear Solid 4, 5 e anche Peace Walker. Il secondo volume di questa Master Collection potrebbe essere una vera bomba. Metal Gear Solid 4 verrebbe proposto all'infuori di PlayStation 3 per la prima volta dalla sua pubblicazione. Speriamo solo che per titoli così importanti venga riposta un po' di cura in più. E proprio, notizia dell'ultima ora, durante uno showcase Xbox, Konami ha condiviso un nuovo trailer del remake di Metal Gear Solid 3, che vi ricordo si chiamerà Metal Gear Solid Delta. Questo trailer è fondamentale perché per la prima volta ci dà uno sguardo approfondito sul motore di gioco che è stato sviluppato in Unreal Engine 5. A livello grafico il titolo sembra promettere molto bene, però senza il coinvolgimento del papà della serie, Hideo Kojima, c'è un po' di scetticismo intorno a questo remake. Ma rimaniamo sui remake. Buone notizie per il ritorno di Paper Mario e il portale millenario. Sappiamo che l'uscita del titolo è prevista per un generico 2024, ma il gioco è apparso proprio in queste ore
sui siti di rating di Brasile e Corea, un passaggio che molto spesso viene effettuato in prossimità della release di un titolo. Quindi chissà, magari Paper Mario potrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno, magari entro marzo, così da aprile Nintendo potrà concentrarsi sulla promozione di Switch 2. Sì, si torna a parlare della fantomatica next gen di Nintendo, questa volta attraverso un rumor che, ve lo dico subito, è stato già smentito, però nonostante questo ci offre una prospettiva molto interessante su cui iniziare a ragionare. Immancabilmente, come accade per ogni titolo Nintendo Switch, modder e dataminer hanno messo le mani sull'ultimo Mario in due dimensioni ben prima dell'uscita ufficiale del titolo, e qualche giorno fa una scoperta tra le righe di codice di Wonder ha incuriosito e non poco gli appassionati di settore, visto che secondo un utente sarebbero state ritrovate delle immagini non utilizzate nel gioco finale che mostrerebbero degli overlay colorati per quanto riguarda il sistema di controllo. Questo farebbe intendere che nelle intenzioni di Nintendo ci sia anche quella di supportare dei controller con colorazioni diverse rispetto a quelle standard Switch e di attivare questi comandi a schermo una volta che questi nuovi controller siano utilizzati. Un po' come quando giocate su PC e i tasti a schermo cambiano in base al sistema di input che utilizzate, magari la tastiera oppure un controller USB. In questo caso l'idea che in tanti iniziano a sposare è che Nintendo abbia intenzione di chiamare la prossima console Super Nintendo Switch, visto che questa colorazione dei tasti riprende esattamente il pattern della versione europea e giapponese dell'iconico logo SNES, riportato anche sul controller. L'idea è molto allettante, ma come vi dicevo, la notizia è stata già smentita. Dataminer molto più affidabili confermano di non aver trovato alcuna traccia di queste immagini, quindi probabilmente si trattava solo di un troll in cerca di attenzione. Però fossi in voi inizierei a ragionare su questa eventualità. In fondo, i trailer di Super Mario RPG Remake e anche di Paper Mario mostrano dei prompt colorati, una scelta abbastanza inusuale per Switch. E diciamocelo chiaramente, chiamare la prossima console Super Nintendo Switch sarebbe una genialata, una mossa nostalgica ma allo stesso tempo molto azzeccata, che non lascerebbe dubbio sull'entità della nuova console. Voi che ne pensate? Super Nintendo Switch è papabile come nome della prossima console Nintendo? Rimaniamo a parlare di next gen, della grande N, ma questa volta lasciamo perdere rumor e leak e passiamo la parola al capoccia di Nintendo, ovvero Doug Bowser, un presidente che non parla mai, ma quando prende la parola non dice niente. In realtà, durante un'intervista rilasciata sulle pagine di Inverse, per la prima volta Bowser si è sbottonato sui rumor riguardanti la prossima console e ha dato una risposta molto interessante. Vi traduco sia la domanda che la risposta. Ci sono stati dei report dove viene detto che Nintendo ha mostrato un successore della Switch a porte chiuse durante la Gamescom. Pensando al successore di Switch, come credi che gli utenti sull'attuale piattaforma possano essere aiutati e spinti nella transizione alla prossima, venendo comunque rassicurati che contenuti e gli investimenti fatti su Switch saranno trasferiti sul successore? Questa invece è la risposta di Bowser. Beh, innanzitutto non posso commentare, anzi non voglio commentare i rumor che ci sono in giro, ma parlerò piuttosto di una cosa che abbiamo fatto con la Switch per facilitare questa comunicazione e transizione, ovvero la creazione dei Nintendo account. In passato, ogni nuovo device aveva un sistema di account interamente nuovo. La creazione dei Nintendo account ci ha permesso di comunicare direttamente con i nostri giocatori e di facilitare questo eventuale passaggio di cui discutevamo. Il nostro obiettivo è quello di minimizzare il solco che tipicamente si presenta tra l'ultimo anno di un ciclo vitale e l'inizio di un nuovo hardware. Non posso parlare direttamente di possibili feature di una nuova piattaforma, ma il Nintendo account è una base solida per garantire la comunicazione durante questa transizione. Per una volta Bowser ha tirato fuori parole chiare e abbastanza dirette. Anche se il presidente non si è espresso apertamente, in molti vogliono leggere in queste affermazioni la conferma indiretta che Nintendo sta preparando un hardware pienamente retrocompatibile con Nintendo Switch, il tutto tramite l'utilizzo dei Nintendo account. Una prospettiva che, oltre ad essere la più sensata, diventa sempre più probabile. Voi che cosa ne pensate? Pensate di queste dichiarazioni di Doug Bowser? E chiudiamo con una notizia che un po' mi butta giù, se non altro mi confonde,
che riguarda proprio il nuovo modello di PlayStation 5, quella che chiamiamo Slim. La revisione della popolare console Sony non è ancora arrivata nei negozi, ma già spuntano le prime foto di alcuni bundle che mettono assieme la piattaforma con l'ultimo Call of Duty. E leggendo le varie scritte riportate sulle edizioni digital, ci si rende conto di un dettaglio molto importante: se si acquista il lettore ottico esterno, c'è bisogno della connessione internet affinché console e periferica siano associate una prima volta. Ora, il discorso sembra essersi spostato interamente sul problema della preservazione del medium. Nessuno garantisce che dopo un tot di anni Sony non abbandoni il supporto a PS5, rendendo impossibile associare questa periferica una volta che i servizi online della piattaforma saranno interrotti. Però secondo me la questione è anche un'altra. Sappiamo infatti che ogni scheda madre PlayStation è associata a un unico lettore, lo stesso valeva anche per la PS4. Nel caso di rottura del lettore ottico va rimpiazzata tutta la motherboard e quindi bisogna per forza di cose affidarsi all'assistenza Sony. Ma questo significa che una volta associato un lettore esterno sulla nuova Slim, questo diventerà l'unico device associabile su quella console? Nel caso dovesse rompersi, si perderebbe anche la possibilità di rimpiazzare solo quel pezzo? Se fosse così, considerato anche il prezzo maggiorato risultante dall'acquisto in un secondo momento del lettore esterno, beh, la versione digital componibile, almeno per me, perderebbe gran parte della sua attrattiva. Però su questo caso specifico devono ancora arrivare le conferme da parte di Sony. Però intanto ditemi, per voi l'utilizzo di internet per il pairing del lettore ottico è un problema oppure non è così importante? E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, seguitemi su Instagram, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pairing, Michele Super, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Per la prima volta Bowser si è sbottonato sui... Morto. Morto il cane. Doveva andare così. Poraccio. No, è vivo.